Posso dire che non ho nessun genere di aspettative. Io sono una campionessa mondiale nel pattinaggio a rotelle e l'aeronautica ha voluto investire su di me e mi sono conquistata questa qualifica alle Olimpiadi e sarà la mia prima Olimpiadi, quindi non ho nessun genere di aspettativa. Io, come dico sempre, darò il massimo e sapendo di aver dato il massimo sono contenta qualsiasi risultato venga. Con queste parole piene di entusiasmo, Francesca Lollobrigida, campionessa italiana in carica di pattinaggio di velocità su pista lunga, commenta la sua prima partecipazione alle Olimpiadi invernali. Prima della partenza per Sochi, l'atleta ha ricevuto il saluto ufficiale del Campidoglio. Si tratta infatti della prima pattinatrice romana che porta i colori dell'aeronautica militare a gareggiare nella categoria speed skating. L'assessore allo sport di Roma Capitale, Luca Pancalli, sottolinea la carenza di strutture adeguate per queste discipline sportive, condizione che costringe molti atleti ad abbandonare la capitale. Credo che alcune discipline necessitino una maggiore attenzione in termini di impiantistica sportiva, soprattutto quando prendiamo atto che l'iniziativa spesso dei singoli riesce a dare risposte, come in questo caso io ho avuto modo di visitare il centro a Tor di Quinto un po' di settimane fa, insomma si riesce a dare risposte sia pur ovviamente limitate. Bisognerebbe pensare a qualcosa di più strutturato che possa permanentemente rispondere anche in termini di opportunità a discipline che magari sono costrette spesso a migrare. A consegnare a Francesca la medaglia al valore atletico il presidente regionale del CONI, Riccardo Viola. Ma io credo che l'aspetto significativo di oggi è dare un messaggio legato a Francesca Lollobrigida di una ragazza che oggi riceve dal CONI la medaglia al valore atletico per il 2012, per i due campionati del mondo vinti, 2013 ha conquistato 4 campionati del mondo e oggi ci rappresenta in una disciplina che è completamente diversa. E credo che sia un bel segnale perché io credo che in questo paese abbiamo dei talenti meravigliosi e allora pensare di utilizzarli o di sfruttarli è brutto, tra virgolette, anche in altre discipline è un fatto importante. Parte da qua e abbraccia altre cose.